Benissimo, buongiorno a tutti. Io sono Massimo Michele Guerrieri, adesso dottor Max, e vi parlo dalla Tanzania. In questo momento sono a Zanzibar. Ho già fatto una breve premessa con gli amici che sono presenti. Oggi leggiamo la terza parte del report che io ho messo insieme sull'oro, sulla storia dell'oro. Quindi per coloro che sono interessati a leggere la prima e la seconda parte, le trovano sul mio canale di YouTube Massimo Michele Guerrieri. E io sono disponibile, chi mi vuole contattare, buongiorno Walter, mi può scrivere a Massimo Michele Guerrieri, scusatemi, mmguerrieri@yahoo.com, oppure tramite Telegram. Dovreste trovare su Telegram, qualcuno non mi trova, comunque dottor Max o Massimo Michele Guerrieri, se ci sono problemi potete usare l'email. Allora, oggi leggiamo la terza parte. Se non avete domande, inizierei a leggere. La Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale. La Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale sono stati istituiti originariamente, prosegue Mr. Lips, autore del libro Le guerre dell'oro, sia per aiutare i paesi a gestire la loro bilancia dei pagamenti al fine di mantenersi nello standard di cambio del dollaro, sia per mantenere operativi gli accordi di Bretton Woods del 1944. Tra parentesi scrivo, ricordo tenutesi con la seconda guerra mondiale in corso, attraverso i quali 44 paesi industrializzati ancorarono le loro valute al dollaro. Poi nel 1971 Nixon sostituì l'oro con il petrodollaro, impedendo alle banche centrali di scambiare dollari con oro. Quindi, mentre una volta tutti gli scambi avvenivano in oro, dopo il 71 i soggetti, gli operatori di cambio e tutti furono obbligati a usare il dollaro. Richard Saltzman, professore di economia politica alla Duke University, nel libro Oro e Libertà scrive: quando il legame tra dollaro e oro fu interrotto nel 1971, tecnicamente non c'era più bisogno di queste agenzie, parla della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, ma come tutte le burocrazie governative, queste istituzioni combatterono per rimanere al loro posto. Nel decennio successivo contribuirono alla crisi dei prestiti al terzo mondo, garantendo prestiti per soggetti statali e governi non meritevoli. Queste agenzie, finanziate dai contribuenti dei paesi industrializzati, continuano a trasferire ricchezza dai produttori ai non produttori e dal 1971 le loro attività si sono ampliate. Tra parentesi scrivo, per maggiori informazioni su come queste sovrastrutture finanziarie operano e per capire le loro vere finalità, ti rimando alla lettura del capitolo 2, Protocolli di Toronto, della trilogia da me scritta. Il Fondo Monetario Internazionale è diventato un meccanismo per trasferire ricchezza dai poveri ai ricchi. Negli ultimi anni, tuttavia, è stato oggetto a crescenti critiche. Non solo la sua politica sull'oro è stata un disastro, ma anche le politiche in generale nei paesi in difficoltà sono state troppo spesso curate con la medicina sbagliata, austerità e svalutazione. L'opinione diffusa è che anche nelle altre sfere degli Stati Uniti il Fondo Monetario Internazionale non mancherebbe affatto se dovesse essere sciolto. La maggior parte delle sue funzioni utili potrebbero essere svolte dalla Banca dei Regolamenti di Conti Internazionali di Basilea, la BIS, e di cui ho scritto io ampiamente parlato nella trilogia. L'abbandono dell'oro è stata la nascita di una follia di mercato che il mondo non aveva mai visto, e che potrebbe finire un giorno con un collasso finanziario che non ha eguali nella storia. Come disse Keynes, a lungo andare saremo tutti morti e la sua cinica osservazione potrebbe trasformarsi in una profezia. C'è comunque speranza perché il mondo potrebbe vedere un giorno l'oro risorgere al posto che gli spetta. Qui faccio una breve precisazione su chi era Keynes. L'economia keynesiana prende il nome e le teorie e i principi dall'economista britannico John Maynard Keynes, 1883-1846, considerato il fondatore della moderna macroeconomia. La sua opera più importante, Teoria generale sull'occupazione, gli interessi e i soldi,
fu pubblicata nel 1936, quindi la maggior parte dei principi e delle regole dell'economia di oggi si basano su regole e idee scritte quasi 100 anni fa. Questo è un commento mio, aggiunto adesso. Allora, secondo paragrafo, i sistemi con banconote fiat falliscono sempre. Allora, preciso che per fiat si devono intendere la stampa comune dei soldi, cioè quello che fanno le banche regolarmente. L'accordo Smithsonian ha fallito. Tra parentesi scrivo, Smithsonian è il museo nazionale a Washington DC, dove nel dicembre del 1971 le autorità economiche e finanziarie si riunirono inutilmente per cercare di salvare gli accordi di Bretton Woods del 1944. La riunione avvenne pochi mesi dopo che il presidente Richard Nixon aveva impedito alle banche centrali straniere di scambiare dollari con oro. Il sistema monetario europeo del 79 fu abbandonato solo per essere seguito dal sistema di Maastricht del 99. Nessun sistema cartaceo finanziario funzionerà mai a lungo. L'oro è l'unico bene abbondante con costante produzione annuale che può servire come denaro. Inoltre, finché i governi continueranno a interferire, a seguire politiche protezionistiche e a spendere più di quanto hanno, non c'è base per un sistema monetario onesto. Continua Lipps. Nel suo epocale lavoro Principi di economia del 1871, nel suo articolo L'origine dei soldi, Karl Menger, economista e fondatore della scuola austriaca di analisi marginale, introdusse il concetto di liquidità come l'utilità marginale dei beni a fronte del loro valore, piuttosto che da input del lavoro in sé. Il motivo per cui i metalli preziosi sono diventati il mezzo di scambio generalmente corrente tra tutti i popoli di civiltà economica avanzata è perché la loro liquidità è di gran lunga superiore a quella di tutte le altre merci e, allo stesso tempo, perché si trovano ad essere particolarmente qualificati, parla in questo caso dei metalli, per le funzioni concomitanti e sussidiarie del denaro. John Axtell, ex banchiere statunitense, tira le cuoia riassumendo: il keynesismo e il freudianismo di Milton Friedman, un altro autore, sono semplicemente delle versioni del XX secolo delle leggi di John Locke. Quindi, quando Mr. Friedman ha menzionato John Locke, io sono dovuto andare a vedere chi era questo John Locke, e adesso vi leggo qualcosa. John Locke fu un economista scozzese che operò alla fine del XVII secolo, che distingueva il denaro come mezzo di scambio dalla ricchezza nazionale dipendente dal commercio. Fu controllore generale delle finanze sotto il duca d'Orléans, reggente giovane Luigi XV di Francia. Riteneva che la creazione di denaro stimolasse l'economia e che la carta moneta fiat fosse preferibile all'oro. Le azioni in monete fiat pagavano dividendi superiori. Introdusse per la prima volta la riserva frazionaria, usata ancora oggi dalle banche, in cui la stampa dei soldi è garantita solo da un 3% di denaro in deposito e da nessun controvalore in oro. Fino a poco tempo fa era il 3,5%, è capace che adesso è l'1%, se esiste. Il termine milionario fu coniato per i beneficiari dello schema della legge di John Locke, che oggi più comunemente si chiamerebbe schema Ponzi. Le sue teorie risultarono un completo disastro per le casse della Francia. Le sue proprietà all'epoca vennero confiscate, ma purtroppo le sue teorie monetarie sopravvivono 300 anni dopo e sono state riprese in gran parte dalle moderne teorie monetarie di John Kenny e Milton Friedman. Ci sono domande? Andiamo avanti. Mr. Lipps continua dicendo che secondo queste teorie macroeconomiche, che ignorano completamente la disciplina della convertibilità in oro, semplicemente scambiando moneta possiamo ingannare la natura e ottenere qualcosa per niente, garantendo la prosperità perpetua della piena occupazione, ma non per sempre. Come si può pensare che qualche economista o consiglio di economisti al servizio di un governo, senza rischiare il proprio denaro e il proprio giudizio sul mercato, sanno così tanto sul funzionamento dell'economia come John Locke credeva di sapere
e possano decidere la politica monetaria, fiscale, commerciale, di prezzi, di redditi e di che cosa è meglio per tutti? Non c'è da stupirsi che a John Kenny e Company non piacesse loro, per non parlare del gold standard. Non è che uomini come Keynes e Friedman non capissero il contrario, ma si piegarono al vento politico dell'epoca, tra parentesi scrivo, tutto è partito con la Costituzione del 1913 della Federal Reserve di New York che abbiamo visto la volta scorsa, chiusa parentesi. Il guaio è che per più di mezzo secolo i loro seguaci nel mondo accademico hanno corrotto le menti di generazioni di studenti con i loro insegnamenti errati, ed è per questa ragione che Walter Eucken, scrivo, economista tedesco della scuola di Friburgo e padre dell'ortoliberalismo, scienza economica che sostiene che la piena realizzazione dell'individuo non può compiersi se non vengono garantite la libera iniziativa, la libertà di impresa e di mercato e la proprietà privata, è giustamente considerato quindi Eucken è giustamente considerato l'intellettuale della resurrezione economica della Germania. Ora, tutto il mondo sta comprando oro. Gli arabi erano clienti delle banche svizzere assieme a industriali francesi e tedeschi, magnati della navigazione greca, uomini d'affari e politici sudamericani, ricchi, aristocratici di tutta l'Europa e piccoli risparmiatori. I maggiori acquirenti tra tutti, tuttavia, sono stati gli italiani per la produzione dei gioielli. Importavano anno dopo anno centinaia di tonnellate d'oro, trasformandoli in anelli, catene, medaglioni e lingotti. Questi prodotti sono stati poi esportati in tutto il mondo. A metà degli anni 90 la produzione oro italiana aveva raggiunto circa 500 tonnellate all'anno. Era più o meno il volume di oro estratto all'anno in Sudafrica. Di tanto in tanto Alan Greenspan, presidente della Fed dall'87 al 2006, commentò nostalgicamente su quanto sarebbe stato migliore e più sicuro un gold standard rispetto all'attuale non sistema, tra virgolette. Mr. Greenspan mise in guardia molte volte sull'esistenza di un rischio sistemico che a suo avviso avrebbe potuto trasformarsi in una calamità in qualsiasi momento. Tuttavia questo dramma non potrebbe mai accadere sotto la disciplina del gold standard. L'oro è una precondizione per una società libera, previene le politiche inflazionistiche e la corruzione. È un prodotto puro e non deteriorabile, la maggiore riserva di valore e la migliore assicurazione. Solo ancorando l'economia ai principi del diritto naturale, riposto nei secoli dell'oro, scrivo io tra parentesi, potremmo trovare una soluzione di lungo termine ai problemi del Sudafrica, si riferisce all'apartheid, e del mondo nel suo insieme, conclude Ferdinand Lips. Adesso io farei una breve pausa prima di vedere il paragrafetto successivo che si intitola La Svizzera e il nuovo ordine mondiale, questo titolo l'ho messo io, per dare anche magari il benvenuto a Mirko e per chiedere se avete domande tecniche per il dottor Walter Manca, agente Ovesta, che purtroppo tra pochi minuti ci deve lasciare. Se ci sono domande, approfittate in questo momento qui. Vi ringrazio. Se no, continuiamo la lettura. Io vorrei capire una cosa. Tu giustamente lo chiami schema Ponzi. E effettivamente questa metodica di creare denaro fiat funziona molto bene all'inizio e finché c'è gente da inglobare dentro e si verticalizza la cosa, cioè chi più sta vicino a chi ha creato questo sistema più guadagna. Il problema è dopo, cioè che sarebbe adesso. Quindi, cioè... c'è gente che si è arricchita all'infinito, voglio dire. È giusto questo concetto dello schema Ponzi, ma forse è proprio oltre lo schema Ponzi, perché è talmente grande, riguarda tutto il mondo. Qual è la domanda? No, non era una domanda. Se ho capito bene il concetto. È giustissimo. È giustissimo, è anche...
un sistema simile è quello che per esempio adottano i brokers a Wall Street, no? Io ne ho parlato anche la volta scorsa. Anche in questo momento c'è una bolla speculativa finanziaria che è dovuta a che cosa? È dovuta al fatto che ci sono delle aziende che pagano interessi che in teoria non potrebbero pagare, no? Sovrappagano e pagano molto di più di quello che dovrebbero offrire, perché così attirano nuova liquidità, no? Attirano nuovi clienti. Allora, a questo punto, il commento che io faccio, sono in contatto anche con tante persone, tanti amici, mi dicono: sai, io ho investito in cripto, no? Perché queste cripto mi rendono tot e tot al mese, che sono cifre incredibili, impossibili, dove vengono fuori queste? Ecco, e questo è un altro schema Ponzi. Quindi queste persone in buona fede hanno messo i soldi in un sistema che gli rende tantissimo nel breve periodo, che però poi a un certo punto scoppierà e quindi perderanno tutto. Ecco, queste sono purtroppo queste cose, le solite furbate che fanno molte aziende anche senza scrupoli, evidentemente con zero etica. Queste cose non dovrebbero farle, perché sono soltanto truffe, e però purtroppo la gente continua magari a seguire e preferisce investire i soldi in questi fondi, sono tipo fondi di investimento oppure huge fund, per ottenere un risultato a breve piuttosto che investire in oro. E il rischio è che a un certo punto tutto crolla, viene giù e rischiano di perdere tutto. Ci sono diverse persone che operano, io cerco di convincerle a prendere anche oro, un po' d'oro, e quindi diciamo che è una bella lotta, eh? Una bella lotta. Ci sono altre domande? Una domanda magari per il dottor Walter Manca, che ci deve poi lasciare, una domanda tecnica, non lo so, di qualsiasi ordine tipo, per chi ci segue da tempo. Se no andiamo avanti, non ci sono assolutamente problemi. Benissimo, allora andiamo avanti, il Walter, finché puoi rimanere rimani, quando ci devi lasciare magari ci sentiamo poi in un privato, va bene? Allora leggo un capitolo... Bene. Allora, leggo un capitolo molto importante, faccio una breve premessa, perché molte persone mi chiedono: Massimo, va bene, ma io va bene Ovesta, però io sai, vorrei aprire un conto corrente in Svizzera, perché la Svizzera di qui, la Svizzera di là, e io gli spiego quello che ha. Chiudete i microfoni per cortesia, grazie. E io gli spiego quello che anch'io ho credo di aver capito, e ve lo leggo in questo momento, così capite quello che è successo in Svizzera. Eccoci qua. Allora, scusa, io avevo una domanda per il tecnico dottore di prima. Prego. No, era andata via la linea, non lo so. Vabbè, comunque volevo chiedere, per quanto riguarda l'oro, nel caso di pagamenti a distanza, perché è solo quello il problema che io non riesco a capire come l'avete risolto voi. Cioè, se uno deve fare un pagamento a distanza, quindi non localmente, che è raggiungibile, come fate voi? Walter, Paolo. Chiedo scusa, non ho capito bene la domanda, nel senso, quando si acquista oro con Ovesta, come si fa? E glielo dico subito, è un bonifico. E quando si vende, nel senso che si ha bisogno... Se io dovessi fare una transazione privata, una negoziazione al quale saldo, anziché di dare i soldi, do l'oro, oppure un controvalore, come fate voi? Diciamo, bisogna per forza prima convertirlo e quindi poi fare il pagamento in soldi normali, oppure c'è un metodo per fare una transazione a distanza con l'oro? No, allora c'era una possibilità di trasferimento di oro, ma fra depositi, fra clienti di Ovesta, ma questa possibilità, proprio per un problema di antiriciclaggio, è stata preclusa da un paio d'anni a questa parte, per cui la conversione è obbligatoria per fare il bonifico, e il bonifico può andare solo a favore dell'intestatario del deposito di Ovesta. Oppure un'alternativa è quella di farsi consegnare fisicamente i lingotti d'oro e
fare il trasferimento di persona, ma il trasferimento diretto di lingotti da un soggetto a un altro non è possibile. Sì, però scusami Walter se intervengo io, in questo caso sì? Lui può prendere i lingotti e portarli a Western, cioè aprire il conto direttamente così, giusto? Come può fare? Era questa la domanda che mi faceva, no? Cioè se lo può fare... Era questa la domanda? Sì, sì, credo proprio di sì. O prima deve vendere l'oro e poi... Cioè il discorso... facciamo un esempio pratico. Non so, io devo l'esigenza di pagare un servizio o un prodotto, no? Uh-huh. Ora, sappiamo tutti quali sono i mezzi normali. Se io volessi farlo direttamente nel vostro, diciamo, tipologia di oro, si può fare? Mi sembra di aver capito di no, perché c'era no. Quella cosa del cavò, però è stata levata. Confermo, no, una volta addirittura, quando non c'erano le normative antiriciclaggio, era possibile disporre un bonifico, quindi chi ha l'oro viene venduto e il controvalore viene bonificato a un soggetto terzo. Questa possibilità, per via delle stringenti normative antiriciclaggio, non c'è più. Purtroppo è molto collegata. Non essendo Auvesta legata al sistema bancario e non potendo quindi tracciare eventualmente le operazioni, è stata limitata proprio al rapporto diretto con il cliente. Quindi per pagamenti bisogna farsi liquidare in euro e poi procedere al pagamento come bonifico, oppure se uno lo preferisse si fa consegnare i lingotti e usa i lingotti come mezzo di pagamento, ma questo è un discorso completamente a parte, non ha nulla a che vedere con la operatività di Auvesta. Ho risposto alla domanda? Sì, sì, chiarissimo, grazie. Prego, prego. Ecco, ci sono altre domande per il dottor Manca? Scusa Max, un secondo. Chiedo scusa a Ketu, ma ti ho dovuto silenziare io perché c'era rumore. Abbi pazienza. Sono problemi. Non c'è problema, grazie. Ok, prego. Quando dicevi che era andato via l'audio. Mm-hmm, ho capito. Va bene, benissimo. Allora, se non ci sono altre domande, continuo la lettura. La Svizzera è il nuovo ordine mondiale. Pochi anni dopo, nel 1996, la Banca Nazionale Svizzera, Swiss National Bank, o BNS, cambiò radicalmente la sua politica sull'oro. Nel gennaio del 1973, sotto la guida di Fritz Lloyd Biller, si verificò un altro cambiamento storico e drammatico. Pochissimi si resero conto dell'impatto che questi cambiamenti avrebbero avuto sul futuro della Svizzera come nazione sovrana. Lo stesso vale per la sua posizione nel campo finanziario o per gli effetti a lungo termine della sua economia. Per decenni la sua neutralità e la forza della sua moneta nazionale, il franco svizzero, furono alla base della fiducia del mondo nel sistema bancario della Confederazione. Il motivo era abbastanza semplice: il franco svizzero era sostenuto al 100% da oro e quindi considerato buono come l'oro. Per decenni la BNS era stata considerata solida come la rocca di Gibilterra. Non che il suo record fosse impeccabile, al contrario, furono commessi molti errori, ma aveva nelle sue casse 2.590 tonnellate d'oro come garanzia al franco svizzero. Aveva la quarta più grande riserva d'oro del mondo, equivalente all'8% dell'oro ufficiale totale. Grande quasi quanto la riserva della Germania, un paese 10 volte più grande. Ora, a questo punto, io siccome sono una persona abbastanza curiosa, scrivo tra parentesi, faccio notare curiosamente che sia in Italia che in Germania, nonostante la sconfitta della Seconda Guerra Mondiale, verso la Seconda Guerra Mondiale, no? Italia e Germania, l'oro delle rispettive banche centrali non fu evidentemente confiscato. Questa è una riflessione che faccio io, no? Perché? E sotto vi metto
le riserve auree del mondo, in cui naturalmente ci sono gli Stati Uniti, la Germania al secondo posto, l'Italia e poi la Francia. Tra l'altro faccio anche una breve considerazione. Ci sono stati due senatori statunitensi, anche abbastanza famosi, che hanno cercato per anni di fare visita a Fort Knox, dove ufficialmente è detenuto tutto questo oro qui negli Stati Uniti. Ebbene, dopo 10 anni, mi sembra addirittura, non sono mai riusciti a ottenere l'autorizzazione per andare a controllare se questo oro c'era o non c'era. Andiamo avanti. Nel 1973 una nuova generazione di funzionari della BNS entrò in azione, tra parentesi scrivo, sono gli stessi funzionari presentati nel capitolo 2 protocolli di Toronto, e se vuoi i 5 stelle e i PD nostrani. Mi scuso, non voglio essere ignorante, insomma, trattare male nessuno, proprio per una considerazione che devo fare. Chiusa parentesi. Avevano una visione diversa dell'oro. Potrebbero aver sentito parlare del gold standard, ma non l'avevano mai capito. Non avevano vissuto la crisi come quella del 29. La maggior parte era nata dopo la guerra ed era stato educato a credere nel mercato azionario. Oggi i banchieri di investimento hanno generalmente una visione molto più negativa dell'oro. Molti potrebbero non aver mai visto una moneta d'oro di vita loro, eccetto quella delle loro mogli. Si crede che le azioni ordinarie sono a rialzo a causa della meravigliosa liquidità in circolazione. Non stupisce quindi se oggi, nel futuro prossimo, l'oro avrà un ruolo di minore importanza nelle menti della nuova generazione di banchieri. E il banchiere tedesco Eric Leverkus aggiunge: sin dai tempi di Omero, l'oro è stato il metro indiscusso con cui dovevano misurarsi tutti i trasferimenti monetari nel commercio estero. Dal 1971, sotto l'influenza americana, si è verificata una diffusa demonetizzazione dell'oro e la valuta senza valore, soldi fiat, ha preso il posto del metallo prezioso. Anni fa, l'arciduca Otto von Habsburg, tra parentesi citato anche nella trilogia come membro degli ordini vaticani, supremo di Cristo e di San Silvestro, e che di cose ne sapeva, osservò la direzione che l'euro stava prendendo e la rese pubblica nel suo celebre saggio Etica e moralità dei soldi, in cui scrisse: la UE sta sviluppando una forma di nuovo feudalesimo che possiede tutte le sue debolezze ma nessuna delle virtù dei precedenti sistemi feudali. Tutto appartiene a gruppi collettivi i cui amministratori burocratici se ne servono come meglio credono. L'economista Robert Parks ha commentato in una recente intervista quanto segue: i sistemi monetari fiat crollano sempre perché l'avidità e la brama di potere non conoscono limiti. Coloro che possiedono la capacità di creare e trarre vantaggio dal denaro creato dal nulla vanno sempre oltre. Il risultato è generalmente una mossa verso un governo più statalista che sta al potere per rimediare al crollo dell'economia del momento e per prevenire quelle future. Rappresenta, scrivo, parola che si adattano perfettamente al momento in cui stiamo vivendo. Chiudiamo parentesi. Coloro che creano il denaro fiat sono solitamente lasciati in carica per anni e hanno un grande potere nelle mani. Nel frattempo l'economia mondiale continua a navigare precariamente con il suo non sistema monetario altamente instabile. Ci possono essere tanti G7, G8, quanti se ne possono immaginare, ma nessuno ha la minima idea di come si possa ripristinare il sistema monetario. Purtroppo, oggi come oggi, la conoscenza di quale potrebbe essere il sistema monetario appropriato è stata quasi persa del tutto. Sono rimasti solo pochi saggi che sanno che solo un sistema monetario onesto, in cui le persone scelgono liberamente ciò che preferiscono come meta di scambio, ovvero quello basato sull'oro e sul gold standard, può porre rimedio all'attuale disastroso pasticcio valutario. La conoscenza di questi pochi che si sono presi il tempo e lo sforzo per studiare la storia del denaro e dell'uomo sarà un giorno estremamente necessaria. Quando sarà il momento, servirà a porre fine alle sofferenze dell'umanità e a rilanciare l'economia mondiale, riportando
guardando il sistema finanziario mondiale su un binario sicuro e dorato. E questo momento sta arrivando, vediamo tra poco. Citazioni importanti, qui scrivo le citazioni importanti. James Dines, analista e consulente, nel suo libro Il crollo invisibile scrive: è interessante nota storica che la proprietà privata dell'oro sia stata bandita da Lenin, Hitler, Mussolini, Mao Zedong e Franklin Delano Roosevelt. I presidenti Kennedy e Johnson hanno affermato che l'oro non era necessario per sostenere la valuta degli Stati Uniti e che sarebbe stata demonetizzata perché avevano capito che l'oro era un freno alla macchina da stampa. Si dice che Lenin, rivoluzionario, collettivista e statista sovietico, abbia dichiarato: quando avremo conquistato il mondo, penso che useremo l'oro per costruire gabinetti pubblici nelle strade. Meno male ha usato il condizionale. A un cocktail party alla Casa Bianca fu chiesta a Paul Volcker, allora segretario di Stato, quale sarebbe stata la reazione pubblica a una svalutazione del dollaro. Rispose: non lo so, comunque chi se ne frega. E ancora, in una riunione internazionale, Mr. Volcker, quando era presidente della Federal Reserve, quindi al 75-79, avvertì le nazioni europee presenti di non cercare di imporre le loro idee, imporre idee di ordine monetario al resto del mondo, riaffermando con la massima fermezza la determinazione degli Stati Uniti a non aumentare il prezzo ufficiale dell'oro, all'epoca $38 all'oncia, e che poi sarebbe stato dismesso come metallo monetario. Per queste assurdità non erano dette solo ai funzionari statunitensi, ma anche a quelli europei. 25 marzo 2022. La banca di Russia torna al gold standard? Molti di voi avranno anche letto questa notizia. Anche Putin ha deciso di aumentare le riserve vendendo dollari. E adesso vi leggo la dichiarazione completa della banca di Russia. Dice: al fine di bilanciare domande e offerte nel mercato interno dei mercati preziosi, dei metalli preziosi, la banca centrale russa acquisterà oro da istituti di credito a un prezzo fisso a partire dal 28 marzo 2022. Il prezzo del 28 marzo dal 28 marzo al 30 giugno 2022 compreso sarà di 5.000 euro per un grammo d'oro. Il livello dei prezzi stabilito consente di garantire una fornitura stabile di oro e di buon funzionamento all'industria di estrazione dell'oro nell'anno in corso. Dopo il periodo specificato, il prezzo di acquisto dell'oro può essere adeguato tenendo conto dell'equilibrio emergente tra domanda e offerta nel mercato interno. Poi qui vi metto anche il link. Conclusioni, faccio un breve commento io. In merito a questa notizia, ultima sull'oro, e a causa della guerra in corso in Ucraina, che continuerà probabilmente sino al 2025, la possibilità che l'oro sfizzi oltre $70.000 al chilo nel breve termine è altamente probabile. Quindi questo è il momento ideale per acquistare oro, che nei giorni scorsi ha toccato $53.000 al chilo, effettivamente molto basso. È mia opinione ritenere che dopo il grande reset finanziario si tornerà al gold standard, questo l'ho scritto più di un anno fa, e siccome ho citato il grande reset tanto caro a Klaus Schwab, ti leggo un estratto dal capitolo 9, intitolato 91 di gold della trilogia, in cui a pagina 41 afferma, dice lui, al momento in cui scrivo, giugno 2020, la pandemia continua a peggiorare a livello globale. Molti di noi stanno riflettendo per capire quando le cose torneranno alla normalità. La risposta è breve: mai. Nulla tornerà alla normalità che esisteva prima della crisi, perché la pandemia di corona segna un punto di svolta fondamentale nella nostra traiettoria globale. Sono in arrivo cambiamenti radicali tali che alcuni esperti hanno fatto riferimento a un'era prima del coronavirus e dopo il coronavirus, come se fosse ante Cristo e dopo Cristo, no? Quindi Cristo dopo Cristo. Continueremo ad essere sorpresi dalla rapidità e dalla natura inaspettata di questi cambiamenti. Quando si confondono tra loro, provocheranno conseguenze di secondo, terzo, quarto e più ordini, effetti a cascata e risultati imprevisti.
Quindi quando certi soggetti, molti dei quali purtroppo operanti nell'informazione alternativa, sostengono che il nuovo ordine mondiale è finito, anche grazie all'intervento di Putin in Ucraina, questi soggetti dimostrano, perdonami la franchezza, di non aver capito una mazza. La guerra sarà funzionale, come lo è stato prima il coronavirus, con la finta pandemia, all'instaurazione del nuovo ordine mondiale. E il buon, tra virgolette, Putin sta diligentemente facendo la sua parte a che questo si realizzi il prima possibile. Niente è finito. Come ho ripetuto decine di volte nei miei interventi, siamo solo all'inizio. Questa fase, come ho spiegato nelle conclusioni della trilogia, costituita da 1042 pagine a colori e ancora scaricabile nel formato ebook per 9,99 euro dal sito ammentaperta.net, finirà probabilmente nel marzo del 2025 e a breve, con l'attivazione del 5G, ne vedremo delle belle. Approfitto per ricordare che per gli amici di Telegram, chi mi segue per Telegram, il link per scaricare l'ebook è gratuito. La strada da percorrere è lunga e in salita, e è per questo che ho messo a punto il piano B e il piano C per trasferirsi anche momentaneamente in Tanzania, a Zanzibar. Prevedo un autunno 2022 caldissimo in Italia, soprattutto per gli ultra cinquantenni, anch'essi impropriamente chiamati Novax, e con restrizione ulteriore per prelievi e bonifici bancari al di fuori della comunità europea, vedi Canada, dove un paio di mesi fa furono bloccati i trasferimenti e conti correnti, fecero un gran pasticcio. Il suggerimento quindi è, da un lato, di mettere a punto un tuo piano B e C, che sia, dall'altro di diversificare il tuo patrimonio comprando oro e metalli preziosi, stoccandoli in istituti sicuri che ti diano la possibilità di trasferire il tuo patrimonio all'estero in qualsiasi momento. Un suggerimento: per il momento stai lontano dalle criptovalute, come ho brevemente presentato nel mio intervento dell'8-10, cioè dello scorso sabato, è intitolato Oro versus Cripto. Ritorna al gold standard? Qui ci ho messo un punto interrogativo. Le banche centrali stanno lavorando alacremente per realizzare 5 criptovalute leader del futuro, chiamate Riddle, Stellar, Kingfin, Aldorand e Iota, che guarda caso saranno garantite con un rapporto 1-1 rispettivamente da oro, argento, rame, palladio, iridio. Credere o non credere, si tratterà di un vero e proprio ritorno al gold standard, o meglio, come l'ho chiamato io, al mineral standard, che poi dà anche il titolo, no, questo intervento. Questa, in effetti, è l'unica soluzione possibile, come autorevolissimi attori hanno predicato per anni, per ridare stabilità ai mercati finanziari. Trovo i miei interventi sul mio canale YouTube a Massimo Michele Guerrieri. Quindi compra oro dove vuoi, ma compralo. Io mi sono affidato per i miei risparmi all'azienda in Germania in cui, vi scrivo in inglese, I trust, quindi vuol dire di cui mi fido. Allora, questa è la terza parte, finisce qua. Faccio un'ulteriore precisazione dicendo che ho deciso di ripulire il testo da dei riferimenti precisi all'azienda tedesca, no, con la quale collaboriamo, manca, e tutte le precisazioni, per esempio, inerenti al trust ed altre situazioni un po' particolari, saranno messe all'interno di un PDF e andranno a parte, cioè non saranno più disponibili sul sito, ma il PDF verrà inviato a tutti coloro che mi seguono, in particolare di Telegram, gratuitamente. E poi, dopodiché, ricordo che la procedura è quella di leggere bene 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 e digerire i contenuti presentati nel report, dopodiché magari fare una chiacchieratina con me per ulteriori precisazioni. E poi, nel momento in cui siete pronti, o pronte ad andare avanti con fare il trasferimento bancario, aprire il conto corrente con la veste, eccetera, eccetera, a questo punto parlate con il dottor Walter. Allora, faccio una precisazione veloce. Quando avete delle domande, se avete una domanda veloce che prevede
vedo una risposta veloce, scrivetemi pure al mio indirizzo posta elettronica mmguerrieri@yahoo.com, ma non mi scrivete messaggi con 7-8 domande, perché io non ho il tempo di rispondervi. Allora in quel caso o mi chiamate via Telegram o via WhatsApp, il mio numero è +1 516 712 8801, magari mi mandate un text message veloce e poi insomma prendiamo un appuntamento e facciamo insomma una conferenza sull'oro e gratis, oppure mi scrivete su Telegram facendo la stessa cosa, perché altrimenti sinceramente non ho tempo per rispondere a tutti. Siamo in conclusione, poi vi lascio adesso il tempo per fare eventualmente qualche domanda, ricordando che anche i prospetti informativi sul piano B e il piano C per gli amici di Telegram sono a disposizione, quindi tutti coloro che magari hanno nel cassetto un piano B, no? Che vorrebbero avere veramente un'alternativa purtroppo alla situazione anche molto difficile che abbiamo adesso, no? Riguardo alla guerra e alla crisi energetica, per alcuni soggetti è anche molto facile venire in Tanzania, adesso sono qua più da un anno e sono abbastanza introdotto, soprattutto per i pensionati e volontari. Un po' più complesso è per coloro che vogliono venire a lavorare qua, però tutto è possibile, basta avere un po' di soldi, per andare all'estero bisogna avere un po' di soldi in tasca, grande umiltà e molta motivazione, ci vogliono queste tre cose qui, altrimenti ebbene, cioè io non posso assistere magari, ecco, persone che durante la consulenza non soddisfano questi tre requisiti. Un po' di soldi purtroppo per andare in giro per il mondo ci vogliono sempre. Ricordo che il mio sito è amenteaperta.net, dove potete leggere il report e poi avere anche informazioni generali su quello che faccio io. E poi c'è il mio canale di YouTube, Massimo Michele Guerrieri, dove lì trovate appunto tutti i miei interventi. Ecco, a questo punto io ho finito il mio intervento, se però ci sono delle domande, io sono a disposizione per qualsiasi tipo di domanda. Prego, non siate timidi, fate pure tutte le domande che volete. Ciao Max, come stai? È un po' che non ci sentiamo, spero tutto bene. Ecco, Walter è ritornato tra noi. Allora, ricordo che la metodologia che suggerisco è quella, diciamo, in tre passaggi. Il primo è quello, diciamo, quattro passaggi. Il primo è quello di cercare di ascoltare il più possibile prima le registrazioni e alcuni dei miei interventi. Purtroppo ci vuole tempo a fare questa cosa qui, perché dovete documentarvi. Una delle cose più importanti sono soldi che magari avete messo insieme con grande fatica, no? Quindi nel corso degli anni. Quindi capisco che siate dubbiosi, no? Non sapete dove cosa investire, dove comprare l'oro in particolare in questo caso. Ed è giusto che sia così. È per questo che io vi ho messo insieme il report, così almeno avete un'infarinatura generale e avete più informazioni, no? Conoscete di più, perché il punto fondamentale è la conoscenza, in questo caso. Nella vita, secondo me. Quindi il primo passaggio è quello, documentarvi il possibile. Poi vi rileggete per bene tutto il report, magari vi segnate le domande che avete, i dubbi che avete, le cose che non capite bene, dopodiché possiamo fare una chiacchierata, perché la consulenza sull'oro è gratuita, e nel momento in cui siete convinti e decisi, a quel punto chiamate il dottor Walter Manca, aprite il conto e fate il bonifico, insomma, comprate oro. Al momento eccellente per comprare oro questo qui, non ritornerà a breve, lo posso assicurare io, perché basta vedere gli andamenti dell'oro nel corso degli ultimi anni. L'oro ha perso un pochino a causa della crisi ucraina e della crisi generale dei mercati, no? Perdono un pochino tutti, è evidente che perdono un pochino l'oro. Un'altra ragione per la quale l'oro ha perso un pochino è perché il dollaro si è rafforzato. Allora esiste un rapporto indiretto tra dollaro e oro: quando l'oro si rivaluta, l'oro perde un pochettino e viceversa. Quindi non si può pensare in questo momento che l'oro aumenti, non può aumentare moltissimo, non può insomma guadagnare, no, non lo può assolutamente fare, perché il dollaro sta
devi stare rivalutando grazie al deprezzamento dell'euro. Quindi è tutta una cosa a conseguenza, capite? Hanno fatto questa guerra in Ucraina per far scontrare Russia e Europa, e naturalmente chi è che ci guadagna? Ci guadagna naturalmente gli Stati Uniti d'America, sono molto abili a fare queste cose, e noi ovviamente da buoni coloni andiamo dietro a quello che gli Stati Uniti ci dicono. Quindi però nel medio termine, quando i mercati andranno avanti piano piano, e arrivo e concludo, perché non mi voglio dimenticare di dire una cosa molto importante, come si è letta, come vi ho anche letto. Allora, che cosa succederà con il grande reset? Il grande reset sarà un grande tracollo finanziario, perché, come il dottor Day ci ha detto, per costruire il nuovo bisogna prima distruggere il vecchio. Ed è anche questo rafforzato dal famoso motto del 33° grado dei Consigli Supremi di rito scozzese, presentato nella trilogia, di cui nessuno vi dice, nessuno vi ha mai detto niente, ordo ab chaos, che è un'espressione latina molto famosa, anche all'interno, era prima un motto anche all'interno dei gesuiti, fermo qui, non dico nient'altro, va bene? Allora, che se si vede, se è giusta questa immagine alla quale io vi rimando, se potete, che è l'immagine che ho messo apposta, no? Per presentare questa cosa per cripto e oro. Se vedete, sulla destra c'è la ratio, il rapporto tra moneta digitale, no? Prendiamo il Ripple, e l'oro. E il rapporto è 1-1. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutto il mercato futuro, seppur tutto digitale, secondo questa immagine, sarà garantito da oro, metalli preziosi. E quindi si ritorna esattamente alla situazione preesistente che avevamo prima del 71, quando esisteva ancora il gold standard. Quindi chi è a capo all'elite, la cabala, chiamatele come volete, chi decide queste cose è esattamente la conosce l'economia, la conosce esattamente i principi che determinano la stabilità dei mercati. E seppur molto preoccupato da quello che succederà, devo dire che sotto questo punto di vista, l'aver scoperto, l'aver appreso che si ritornerà a una sorta di gold standard o mineral standard, chiamatelo come volete, mi dà un certo sollievo. Lo dico così perché vuol dire che dopo tutto il casino che succederà, forse si ritornerà a una certa logica, diciamo così, a una certa stabilità dei mercati finanziari. Allora, buongiorno Rosanna, io sono a fine dell'intervento, praticamente se potete riascoltare questo intervento, sarà anch'esso caricato sul mio canale Massimo Michele Guerrieri di YouTube, e sarà disponibile anche per chi lo vuole, lo posso inviare. Sentitevi liberi di condividere sia questi interventi che sto facendo, sia il link per scaricare la trilogia a chiunque, fratelli, sorelle, amici, conoscenti, e pensate possano interessare. Io li offro gratuitamente, di più non posso fare, ognuno bisogna che faccia il proprio, no? Io ho cercato di fare il mio in questi 2 o 3 anni, e bisogna però collaborare un pochino di più. Quando io dico che bisogna essere più attivi, intendo dire questo: essere attivi e dare il proprio contributo non è soltanto andare in piazza quando c'è la manifestazione, cioè quella lì è una cosa anche abbastanza discutibile a mio avviso, ma è soprattutto cercare di lavorare con persone che hanno un certo tipo di sensibilità e coscienza, per cercare di cambiare le cose, o perlomeno di limitare i danni, che non possiamo cambiare niente, però possiamo limitare i danni, ci vuole soltanto un po' di maggiore partecipazione e consapevolezza in quello che si fa. Io mi fermo qui, che io non mi piace neanche parlare tanto. Ci sono domande? Se no magari chiudiamo qua.
Buongiorno a tutti, buongiorno Massimo, sono Sara di Bolzano e sono nuova, neofita in tutto, mi sto avvicinando a questo mondo perché per una serie di considerazioni sono una farmacista sospesa al momento, quindi sto rivalutando. Forse ho la soluzione per te, Dimmi. Ci possiamo sentire in primo volentieri, adesso ho capito, sto cercando di avvicinarmi e il primo approccio è sicuramente quello di conoscere, capire almeno grossolanamente insomma in che mondo mi sto trovando, perché sto trando delle conclusioni che magari sono anche un po' affrettate. Ho 54 anni, quindi sono in attività, ho figli, quindi per me trasferirmi a letto, l'altro sono da sola ad abbracciare queste idee, insomma, così un po' di coscienza, diciamo, le definisco così, insomma, sto cercando di maturare con la famiglia piano piano, però tutto questo, mentre io mi sento un po' più pioniera in questo campo. Scusami Sara se ti interrompo, perdonami. Sì. Non mi riferivo al trasferimento, riferivo a no, infatti, ecco, se vuoi ne parliamo in pari. Sì, ecco, avrei bisogno proprio di capire un attimo, di confrontarmi più che altro, per cui leggerò quello che hai messo a disposizione, ti ringrazio, e poi come faccio a contattarti via mail? Mi puoi vedi se mi trovi come Dottor Max su Telegram o Max Vittorio Guerrieri. Mi scuso, ma non so cosa sia successo, alcuni non mi trovano. Io non riesco a capire con il mio profilo e non so cosa sia successo. Va bene, allora via Telegram. Se non mi trovi, mi scrivi a mmguerrieri@yahoo.com. Scusa, non ho capito l'estensione yahoo.com? Sì. Ok, sì. Va bene. Ma ok, d'accordo. MM, scusami, MM Guerrieri. Sì, MM Guerrieri. Sì. Ok, va bene, d'accordo, grazie mille. Sentiamoci che c'ho qualcosa di molto interessante per te. Va bene, però, grazie. Non ne posso parlare in diretta. No, va bene, tutte le persone, grazie Sara. Tutte le persone che soggetti si trovano nella sua stessa situazione mi possono contattare e sarò ben lieto di presentarvi qualche cosa di molto interessante, perché la cosa più importante è quella che ci dobbiamo difendere, no? In maniera intelligente qualcosa dovremmo poter fare. Allora io nel mio piccolo ho messo insieme la trilogia, siamo il piano B, il piano C, c'è anche un'altra cosa e insomma... Sto cercando di fare quello che posso fare, quello che la legge mi permette di fare. Ci sono altre domande? Non siate timidi. Allora, se non ci sono altre domande, io ringrazio tutti di aver partecipato, do appuntamento nel breve, per chi è interessato a scrivere piano C, a mercoledì sera alle 9, l'appuntamento per la destinazione estero, e spesso e volentieri facciamo anche l'intervento in collaborazione con la Rana Libera, e altrimenti ci sentiamo la prossima settimana, stessa ora, stesso giorno, stesso canale, per leggere la quarta e ultima puntata del prossimo. Io auguro buon fine settimana a tutti e a presto. Ciao, grazie. Grazie, ciao a tutti, buona domenica. Grazie. Ciao a tutti. È